Ok, buonasera a tutti quanti. Siamo sempre qui al salotto del liceo musicale, il salotto web, con l'Orchestra Giovanile Europea e questa sera è con noi Amalie. Lei, non so dire il suo cognome. Can you tell your last name? Kierko Christensen. Ok, so io. Questo è il motivo per cui io non potevo dirlo. E le diamo un calorosissimo benvenuto e la ringraziamo per essere qui. Questa violinista, una violinista danese che ha partecipato a Leiden per numerose edizioni, si è appena trasferita no, da anni si è trasferita a Vienna e ci racconterà un po' il suo percorso e ci auguriamo una partecipazione di tutti gli allievi del liceo musicale nel farle domande e chiedere qualsiasi cosa. Allora adesso io tradurrò quello che ho appena detto per Amalia in inglese e la sessione si svolgerà in questo modo. Amalia, good evening. We are so happy to have you here. And as I told you already before, I will just translate constantly what you say and what they ask. And so, if you want to start to introduce yourself before we give them the first video you have made for us, huh? So, if you want to talk, you are welcome from now on. Okay, thank you and thank you for having me and nice to see so many. I think I explained a lot in the video as well, but I am a Danish violinist and I'm 27 years old and I live in Vienna now on fifth year where I've studied and now I'm just working and living as a musician. Ok, quindi ci ha appena detto che lei ha 27 anni, è danese e vive a Vienna da 5 anni, dove ha finito il suo percorso di studi ed è molto felice e grata per essere qui con voi. Vi ringrazio per essere anche molto numerosi. Ok, probably we can start with your video and then we immediately after start the session of sharing. Quindi adesso io vi video che Amalia che insieme a me ha realizzato, l'abbiamo messo su YouTube e ci sono dei piccoli sottotitoli per facilitare un po' la comprensione degli eventi. Lo allego immediatamente sulla chat dove vi basterà cliccarlo per guardarlo. Quindi il video è questo, eccolo qua, e quindi andiamo sulla chat. Quindi vi prego di andare sulla chat e cliccare sul video. Ci vediamo fra 10 minuti. See you in 10 minutes.
Amelia, are you there? Okay. What a nice video you have made. Eh? A fantastic presentation. It really catched me out. So I would like to start to tell us about your career, for example. How did you start with the violin? Come hai iniziato, Amelia, a suonare il violino? Complimenti per il video. Ci piacerebbe sapere un po' quali sono le tue, com'è stato il tuo percorso. I'm not from a musical family, so I had to try out everything on my own, and I started with violin quite early when I was 5. Okay. But only really started really practicing in my teenage years, around 13, 14, so I guess the beginning of the ages here as well. Yes. When I finally lived in a very small city where I was basically the only violinist in an hour's radius around me, so I didn't really know that you had to practice to become good. Okay, shall I translate them? Yeah. Ok, quindi ci ha appena detto che ha iniziato quando aveva 5 anni, ma fino all'età di 14 non aveva mai capito che dovesse studiare in maniera più seria. Questo perché anche Amelia, un po' come magari noi, se vogliamo dirlo, viene da una piccola città di provincia, dove probabilmente lei attualmente è l'unica violinista, cioè all'epoca, come ancora oggi, rimarrebbe essere una delle poche violiniste in un'area di 20 chilometri. Please go on, please. So in my teenage years, I started finally coming to Copenhagen, which was a big city, and it still is, where I finally met some other musicians and saw that, okay, there's actually a community here. And I think exactly the other people in the community around playing with someone really inspired me to want to go on, because I thought it was really boring and lonesome somehow to play on your own, and I wanted to play with people in orchestras, so okay. That became interested in it. Ok, quindi praticamente la sua esperienza poi si è spostata a studiare a Copenaghen, dove ha iniziato a frequentare una comunità di musicisti, perché lì ce n'erano parecchi, soprattutto nelle scuole di musica. E proprio grazie a questa esperienza lei ha iniziato a motivarsi sul serio, quindi appartenere a una comunità che condivide la stessa passione, magari nella stessa facilità come potrebbe essere una scuola, l'ha aiutata tanto a realizzare il suo sogno iniziale, cioè quello di effettivamente appartenere ad un'orchestra. And then? And so since then I started in high school and all the other things that you normally do as a young person, but I was always very sure of my way and spent a lot of my high school time practicing and working with musicians after school. Ok, quindi subito dopo ha quindi iniziato a studiare per davvero, soprattutto nel pomeriggio, e a condividere con gli altri musicisti il suo tempo per migliorarsi. Ok? Yeah. And since then, well, conservatory in Copenhagen first, and my bachelor there, and then I wanted to come to another country, especially after EUIO. I met people from other countries for the first time in my life, which was very, very special for me. And for the first time, I saw that the musical world is actually much bigger than Denmark. Ok, quindi effettivamente quando poi è arrivata finalmente all'EUIO si è resa con questa orchestra giovane europea dopo il suo bachelor, che sarebbe quello che per noi sarebbe una laurea, diciamo, in musica, si è resa conto, dopo aver fatto come molti di noi, come molti dei nostri studenti, un percorso presso la high school, che sarebbe il liceo, lei ha cominciato a incontrare persone di altre nazioni e questa era la sua prima esperienza e quindi le ha fatto capire che c'è tanta gente che ama la musica. And I guess you've had already some sessions with some other UIO players, but sì. Yes, we did. Yes, we abbiamo incontrato già altri musicisti dell'EUIO. Probably you have played some tours with them. Yeah, they're all around my time as well there. Okay, quindi la maggior parte dei musicisti che noi abbiamo incontrato appartenenti all'EUIO sono quelli con i quali la stessa Amelia ha fatto alcuni concerti, alcuni tour in giro per l'Europa. Amelia, I already have some questions for you. Okay, go. Because, you know, I'm not so shy, and comparing to our students, maybe they will warm up later, I already would like to ask you.
How did it come that you understood what it means to practice? What do you mean when you speak about practicing? And especially, what it meant at that time, when you were 14, 15? Quindi le ho appena chiesto che cosa significa oggi studiare per te, ma soprattutto come sei arrivata a capire a 14 anni, un po' come voi ragazzi, che c'è l'esigenza effettiva di studiare, no? Studiare un po' di più, magari, ecco, essere attenti quando si studia, perché è chiaramente un percorso che noi tutti facciamo, ma lo facciamo da soli a casa e magari a volte è un po' noioso. So in that sense, I just translate them telling, since I know that for all of us has been or it is still boring to practice at home, I asked Amelia, how did she deal with that? Especially when she was 14. Yeah, well, it wasn't Corona time back then, so I could play with other people as well. That made a big difference. And then, of course, a professor is one of the most important things. I had good teachers, and please take care of your teachers. You have such a special bond with your professor, somebody you see sometimes more times a week, and they care about every little thing you do. They know you better than anyone, even though you never speak about private life with them. They somehow just know you. Okay. And it's a special relationship there. Quindi il primo consiglio, la prima cosa che magari va attenzionata di quello che ci ha raccontato è che lei, negli anni in cui appunto si trovava nella fascia dei teenager, se no dai 14 in poi, Amelia ci dice ascoltate davvero i vostri insegnanti, perché nella maggior parte dei casi, anche se non sanno niente delle vostre vite private, i vostri insegnanti vi conoscono come pochissime persone al mondo, proprio perché suonando si accorgono di tutto quello di cui avete bisogno. Quindi lei dice take care of your teacher, in altre parole tradotto sarebbe prendetevi cura dei vostri insegnanti. Please go on. So a very good thing for me is also now in Corona time, especially to find goals, both small and big goals. So now I don't have so many teachers anymore, but the weekly lesson is really the goal where you have to present something, but every day you can even do it for yourself. You can decide that on this day I want to do these small things, and then in the end of the day record it or play it for someone if you have someone in the house. Really just set small goals, and maybe at the end of the month you plan to, like, I mean, in Corona time, have a live session with someone, play for someone. Okay. You have something to look forward to. Ok, quindi lei ha detto ironicamente, a quando io ero ragazza intanto non c'avevo il problema del Covid, quindi molto spesso andavo a suonare con gli amici anche per curiosità qualcosina, no? E poi ha riportato questo discorso nella quotidianità dicendo una cosa molto importante ed è già la seconda che vi attenzionerò. Dunque lei ha detto cercate di settare, come dire, organizzare dei piccoli obiettivi giornalieri. Per esempio, lei ci dice, se io decido di studiare qualcosina di piccolo, un piccolo goal, una scala, un pezzettino, qualche cosa, magari già alla fine della giornata, di quella giornata, io la registro per sapere, per ascoltarmi, per capire se ho raggiunto quel piccolo obiettivo. Oltre a questo ci sono gli obiettivi più grandi, quindi se parliamo di tempo, spazio e tempo, magari alla fine di un mese voi potreste decidere di organizzare il vostro tempo in maniera tale che alla fine del mese lo potete tranquillamente suonare per qualcuno quel pezzo che avete scelto. Quindi lei ci dice, innanzitutto prendetevi cura di quello che vi dicono gli insegnanti se sono bravi, certamente, ma giornalmente cercate di organizzarvi con dei piccoli obiettivi. Parliamo comunque di uno studio professionale che è molto simile a quello che si fa magari al liceo musicale, perché parliamo di musica, quindi quando uno poi decide di fare quel percorso musicale, è chiaro che un po' al giorno deve studiare con un obiettivo piccolo da portare a casa. Okay, Amelia, thank you. Please. So I can go more in details about my practice day if you want, and give some tips. Why not? So for example, sorry if I interrupt you, I don't want to, but you know, it was extremely helpful when what's his name, the trumpet player, the from the UIO, now I forgot his name, but anyways, he showed us how he warms up. Oh yes. Prepares his body in order to make things easier when you start practicing. Do you have any tips about it?
Well, I can show that in Ireland. I just want to say, especially now in these times where you can't go outside, you can't do anything. I try to really schedule my day, because otherwise you end up in the evening and you didn't do anything because you think you have the whole day. So I do blocks of 50 minutes practice. Put your phone, everything outside the room. Don't have anything around you. Even put a stop clock if you need. 10 minutes break, then 15 minutes again. Do that 2-3 times, and then you've already done a lot. And then you do that in the morning, have an afternoon break, take a walk, really take time off, don't do anything about music, and then a few hours in the evening, then, I mean, that's a lot of hours, you don't even need that. But... Yes. Ok, quindi prima di spiegarci come studia, adesso lei prenderà il violino, ce lo farà magari anche un po' vedere. La prima cosa che ci dice è una norma, ed è la terza cosa importante che mi piace sottolineare anche a me. Quando studiate, togliete i telefoni, spegnete la televisione, fate in modo che qualsiasi cosa vi possa distrarre sparisca dai vostri occhi. Fate una sessioncina d'acqua, lei fa così, 50 minuti e poi 10 minuti di pausa, poi rifà 50 minuti, dopodiché chiude il violino e fa una passeggiata, fa qualsiasi cosa... potrebbe aver voglia di fare, ecco. Quindi nel vostro caso magari fate i compiti oppure fate sport, ecco. Quindi molto chiaramente, quando si studia, la prima cosa, prima di ogni cosa, è organizzare il vostro tempo, la qualità del vostro tempo. La qualità del tempo, ragazzi, comunque, ecco, anche io l'ho notato, sia quando ero ragazzo, quando facevo lei che studiavo magari molto per fare l'euio, per fare queste cose. Poche distrazioni, piccole sessioni di studio pure, chiamiamole pure. Ora, Amelia, before you take your violin, there are questions I see. So, yeah. Would you like to take the chance? Yeah. Ok, Claudio, hai una domanda? Ho visto che hai alzato la mano. Sì, la domanda era, quindi, uno studio di minor tempo, ma di qualità. Sì. Quindi poco, ma fatto bene. Sì, se non ho capito male. No, hai capito. Cosa che parecchi dei nostri ragazzi invece si mettono lì e rullano sullo strumento per ore, casomai il brano dall'inizio alla fine, senza andare a spulciare i dettagli. Mm-hmm. E quindi a volte tralasciando l'intonazione, non facendo attenzione al bel suono, insomma, questo credo che sia importante. Yeah. Amelia, it was just remarking what you just said, just translating in little details what you might have suggested. For example, he was saying that when we talk about 50 minutes to practice, in order to make them useful at their age, is to take care, for example, of the quality of the sound, or when they do scales, for example, what concern the intonation, in order to make it sound beautiful and deal with it. Otherwise, being the first one that listen to yourself, you get probably confused by your own playing. So it was just remarking what you said. Would you like now to give us some little example of all your warm-up? Add on to that, for these, when I then do the 50 minutes, I write down for every 50 minutes what I want to do in this time. So I don't just practice out of nowhere. I have a very specific goal in mind. If it takes less than 50 minutes, good, then I have some extra free time. If it takes more, then I know for next block that I can do a little bit less. Okay. So it's okay, more that's also cool if I tell them, all right? Yeah. Quindi ci stava dicendo che non è obbligatorio fare 50 minuti, cioè non è una regola. Quello che conta, facciamo per dire, lei ha detto così, se io faccio 40 minuti o faccio mezz'ora, c'ho nel primo blocco di studio più tempo libero, no? Perché ho studiato un po' meno. Però quello che conta è che io mi prendo un piccolo appunto su un foglio di carta su quello che farò al blocco di studio successivo, i successivi 50 minuti, in modo tale da tenere sempre presente il mio obiettivo giornaliero. Adesso ci mostrerà come si scalda, che cosa fa quando decide adesso studio. Prima di studiare farà qualcosa, vediamo un po'. Ok Amelia, it's the time for you to show us your warm up. Noi lo chiamiamo riscaldamento. I do quite a long warm up, so I do scales and I do double steps,
whatever I have time for. First of all, warm up your fingers, I find, is very good. So I do something like a small exercise where you get around every note. So okay. I would do... So every half a note you move every time. Ok, so quindi questo che avete appena sentito è un piccolo esercizio per le dita. E lei ha detto, più lo fate lento meglio è, non fate come me. Era ironico, chiaramente. Ok? And then? And any kind of, I mean, sometimes I improvise something, whatever, just to warm up the fingers. Then I actually like to do some, to find some control in my right hand. I would do a scale of saltando. And then afterwards, oppo. Just okay. So you like, feel where your hand is, so the control and the what is that called? The point. Okay. Quindi, in secondo luogo, come avrete già capito, magari non è molto difficile, però è meglio puntualizzarlo. Quindi, una volta che lei ha scaldato, abbiamo detto, la mano sinistra per le dita, e questo, ragazzi, sta un po' a voi, sceglietevi le scale che vi piacciono, sceglietevi quello che volete, con l'obiettivo comunque di cercare un po' l'intonazione. Poi passa a lavorare sulla mano destra, quindi diciamo sull'equilibrio dell'arco, e quindi si impegna i primi 10 minuti a fare 2 esercizi dove lei poi cambia ritmo, come avete visto, con un obiettivo molto semplice. Cioè, cerco il punto dell'arco dove mi suona meglio e lavoro sul ritmo per vedere se il polso è libero. Quindi, questo anche in questo caso, siate autonomi. I'm suggesting them that it's not that bad when they try to be, autonomous in their exercises. What I mean is that in case they have to choose what to start with, it might be very intelligent that it's something that they like to do. Mm-hmm. Yeah, huh? And actually I really enjoy to just improvise freely, because it's just about making sound and finding a sound that you like, so you really listen to yourself. It's difficult on computer now, but to listen if your violin is doing too stretchy or too soft, or really to listen about where you are, what comes out. Quindi anche in questo senso, no? Riallacciandosi a quello che vi ho appena detto, lei ci fa un'altra osservazione che è la quarta, ed è intelligentissima secondo me. Ascoltatevi davvero. Cioè, che sia il momento in cui vi state scaldando, che sia il momento in cui dovete fare un esercizio in particolare, dovete assolutamente ascoltare quello che state producendo. Per esempio, se lei decide di studiare e scaldarsi nel piano, no? Suonare qualcosa che le piace, che magari è un'improvvisazione libera, no? Lei cerca di andare a sondare il più possibile le varie dinamiche. Questo ha evidentemente un obiettivo non solo meccanico, no? Come immaginerete, ma anche un obiettivo di percezioni. Cioè, quando si studia, se si studia con una percezione serena degli eventi, è ovvio che noi assorbiremo meglio quello che seguirà. Ok, Amalia, please go on. Just to add, an improvisation can also sometimes be in a musical style, which can be very foreign for us sometimes, but maybe try to think, what do we know about a gavotta, and how would you improvise something in that style? Maybe improvise something in new style, classical style, romantic style, whatever, to find, like, think, yes, about the differences in style and music. Can it be also a song, a pop song or whatever? Why not? Is it a pop song? Yeah, sure. Okay. Quindi, in altre parole, ci stava dicendo, non vi spaventate troppo quando è il momento di improvvisare, perché potete improvvisare in qualsiasi stile, quindi che sia classico o meno, ma non escludete anche musica, appunto, pop. Se vi piace una canzone, la potete tranquillamente utilizzare per lavorarci un po' su, no? Per conoscervi. Voi siete in una fascia d'età, ragazzi, e questo è sicuro, perché poi nel tempo magari cambia, ma è una cosa molto importante, dove cambiate ogni giorno. Quindi cambiando ogni giorno bisogna anche un po' conoscersi giorno per giorno, senza dare mai per scontato nulla. Ok, Amelia, I would love to see you, to experience your improvisation. Is that possible?
Oh God. Ok, le ho appena chiesto, dico, senti, siccome ne parli tanto, perché non fai un'improvvisazione adesso e ci provi? Si è messa a ridere, vediamo un po' se ci riesce, ma sicuramente. I'm not good at it. I just like doing it for myself. Ok, so ignore us. There was some Braveheart soundtrack, and then there was some black. Cool, very nice. Okay, thank you. Anyway, then I do my scales. I've always been taught that I have very little patience, so they always work on me playing slower. So when I do a scale, I would do it very, very, very slowly, listening every note. And if that next note is not completely right, then you go back instead of just fixing it. You don't change the note, you just go back and try again. So it would be instead of doing, you would do. And so on. So Okay. you really build it up, and you give this finger memory that is Okay. automatic and should be automatic. Thank you. I think I've copied it for myself. Ok, questo era il suo modo di studiare le scale, cioè, in altre parole, no? Non bisogna sempre abituarsi a farle andando avanti, no? Lei è stata abituata a studiare le scale tutti i giorni dai suoi insegnanti. Poi ha scoperto che farle tutti i giorni procedendo era anche abbastanza inutile. Quindi lei ti dice, io faccio le scale in questo modo, le costruisco un po' alla volta. Quindi inizio a studiare una nota, mi muovo su quella successiva, se non mi piace, torno indietro. Magari suono più lentamente, magari suono leggermente meno forte, trovo la morbidezza, sto tranquilla con l'arco, no? Ma in questo modo riesco a costruire una scala che mi piace davvero. Altrimenti procedo, vado avanti, ma ne ignoro il 90%. That was wonderful, Amalia. Grazie. Please, if you feel like, go on. Yeah? Well, I don't know. Then I would probably take in something that I'm working on and Yeah. incorporate into my practice schedule. I don't know if you want to play this video I sent you, Oh, because there's. yeah, sure. Ok, quindi Amalia ci ha preparato anche un video in più, ragazzi, che adesso vi manderò, che è Bach, della sonata numero 2. Un grave, e una volta che lo avremo ascoltato, procederemo a, come si dice, a un confronto con lei su come lo ha studiato e su cosa sta studiando in questo momento, in modo tale da integrarci nel suo presente, perché questo era il suo obiettivo, cioè farci entrare nella sua vita un po' e sperimentarla insieme nella speranza che qualcuno di voi si ispiri e faccia un po' come lei. Quindi adesso vi mando sulla chat il video che mi ha mandato l'altro ieri, che sicuramente è un video a cui tiene molto, se no se lo sarebbe tenuto per lei. E eccolo qua. Se siete pronti, lo trovate a destra nella chat. Ok?
comune tra gli artisti bambini. E poi Amelia, it looks like it really works your way of practicing. Le ho detto che sembra davvero che funziona bene il suo metodo di studio. I really enjoyed it. Congratulations, it was wonderful playing. Really, really meaningful. So this was part of my recording a goal setting for myself during Corona as well. Okay, let me tell them, okay? Quindi mi ha appena detto che questo è stato il suo goal per il primo lockdown. Il primo lockdown ha detto faccio un goal e ha fatto questo, studiato questo pezzo e lo ha registrato. Amelia, you have already two questions. Do you mind? Yes. Okay, first is Ilaria Capaldi. Prof, io volevo chiederle, cioè ad Amelia, se il metodo, diciamo, per le scale vale per tutti gli strumenti oppure solo magari per gli archi, visto che appunto io sono sassofonista. Ilaria, io penso per tutti, ma glielo chiedo per sicurezza. Ok, grazie. Amelia, do you think your method of practicing scales is good as well for other instruments? Of course, yes. And yes, of course. I don't know if there was something special she meant scales or of course everything if you practice it slow. It works fast as well, that's the main rule. Ok, quindi lei dice sicuramente sì, perché tutto quello che tu studi lentamente vale il doppio quando lo fai veloce. Quindi non c'è problema, va bene per tutto. E poi perfetto, c'è un'altra grazie. Domanda. Ok, she says thank you so much. E poi c'è un'altra domanda di un nostro collega, Francesco Di Costanzo. Se ti va, presenta. Sì, buonasera, ciao Emiliano, grazie per questa bellissima iniziativa. Io sono un collega che insegna al liceo di Salerno, l'Alfano Primo. E volevo ritornare un attimo sul discorso che faceva degli insegnanti. Ora magari gliela pongo io questa domanda anche perché volevo chiederle una cosa specifica, però la dico prima in italiano così mi capiscono tutti. No, chiaramente i nostri ragazzi passano la maggior parte dalle scuole medie che hanno un insegnante, poi arrivano da noi e ne trovano un altro, poi vanno in conservatorio un altro ancora e poi comincia tutta quella peregrinazione di masterclass con questo, quest'altro, finché diciamo non si riesce. Allora, quello, siccome lei inizialmente ha insistito sull'importanza dell'insegnante, quello che le voglio chiedere è, secondo lei, quali sono le qualità che i ragazzi devono cercare in un docente per trovare il migliore per loro, perché poi non è detto che
un bravo insegnante sia per forza un bravo insegnante per tutti i ragazzi. First thing, bravo for Grave. I studied it for my degree, so I know well this piece and very wonderful interpretation. And then you say that you studied in Copenhagen. I meet Mr. Azizian some years ago. I don't know if you studied with him. Yes, I did. Yeah. I found him an extraordinary teacher, able to find the just key for any student. And in Italy, our students have to meet a lot of teachers first in the school and then out of the school in the conservatory and also masterclass and other courses. I want to ask you, what is, in your opinion, the importance of a teacher in the development of a student, and what are the most important qualities in a good teacher that a student have to find for find the best teacher for him or her? So you have many different teachers, right? In Italy, yes, we have three teachers almost at the secondary school, and then in the Lycée Musicale where we teach, and in the conservatory at least. Okay, yeah, I mean, the teacher is everything, and I moved to Vienna. I studied with Sergei Azizian before. Just for some months, I come back, go and come back from Copenhagen for study with him. I found it a very extraordinary teacher. He have a method fantastic, in my opinion. But so. Yeah, he was amazing, and I could talk forever about different schools, Russian school, Viennese school, German school, Italian school, probably very different, all of them. From him, I learned the Russian school, which is just this powerful thing that he gave me, just musicality, which is I'm so grateful for. But then when I came to Vienna, I also realized that nothing against him, but I lacked some technical skills that I then really, really got from a very strict Viennese teacher. I was also looking for around a year. I was looking around in Germany, in Austria, and mostly those two countries for the right teacher for me. And which is why I ended up in Vienna. I mean, it's a nice city, but it was mostly because of the one professor where I found my the chemistry was just good, which means a teacher who lets you play as you want, but develops it, and who says, this was good, but to show it more, you have to do more of yourself, and then shows you how to do that. And I found that my teachers were very good at that. But It has to be a difference between musicality and technical. Thanks. Shall I translate it a little bit for a few seconds? Thank you, Francesco, and really nice answer from Amalia. Quindi Francesco le ha chiesto, come avete capito, come riconoscere un buon insegnante, soprattutto nel contesto dove ci troviamo in Italia, dove il percorso comunque si divide in tre. Quindi ne abbiamo uno alle scuole medie, poi uno al liceo e poi uno al conservatorio. Quindi Amalia ha risposto in questo modo, considerato che ha studiato con l'insegnante che Francesco avrebbe incontrato in una serie di occasioni viaggiando fino a Copenaghen. E lei dice, allora, è un maestro che mi ha insegnato ad essere musicale, questo è stato fondamentale. Ci sono tantissime scuole di pensiero per suonare il violino, quindi c'è la tecnica russa, la tecnica viennese, e poi dopo aver imparato comunque a percepire la musica, io avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse anche un po' più come distinguere la tecnica dalla musica, e quindi conseguentemente mi sono messo alla ricerca, e questo inizialmente mi ha portato a Vienna. Quindi praticamente la loro conversazione si è conclusa quando Amalia ha comunque spiegato che c'è un enorme bisogno di distinguere musicalità e tecnica. Okay, I think we can go on with another question which just came up, and it's from Gaia Panzanaro. Ha una domanda. Okay, she just wrote it in the chat, and she has said, "I have a little bit of problem with my intonations. What can I do? What would you suggest?" Gaia ci ha chiesto
che è un consiglio per risolvere un pochettino la sua difficoltà sull'intonazione. Allora, I love practicing intonation. So on violin is very good because we have four strings, so we can always tune with something that is completely in tune. So whatever you have, you can tune with one of the other strings. If you have a G or a third finger on the D string, you tune it to the open G. If you have an E, you can tune it to one of the open strings, whatever. You should maybe ask your teacher about some things because it depends on which key you're in, but it would be then. And you know, you can always find that when it really rings, you can hear the third note as well. I don't know if that comes across. Yeah, right. Of course. Yes. Then you're there if you can hear. Then you find it. Okay. And you can always, tune with something else. And even if it's not an open string, no, I'm talking a lot, I know. Then if you have, then you can tune the two strings against each other, always, even if it's two fingers. Ok, quindi, Gaia, ci sei ancora? Ok, quindi praticamente ci teneva a fare, a creare una regola, mi sembra di poter dire questo. Ha creato una piccola regola, quindi questa è la sesta cosa importante. La regola è, per intonare hai bisogno di un riferimento. Quindi agli inizi la cosa più giusta che tu possa fare è cercare con open strings, quindi a corde vuote, un riferimento di queste. Puoi intonarti utilizzando per esempio il sol, puoi intonarti, relativizzare quindi le altre note con il mi. Devi sceglierlo insieme al tuo maestro che ti indirizzerà su questo argomento. Dopodiché una cosa importante nell'aver scelto una nota fondamentale dalla quale costruire l'intonazione delle altre è fare caso che quando sono molto intonate la relazione tra queste genera un terzo suono, no? Conoscete questo, no? E cercare di, che lei dice rings, che come dire squilla un po', no? Quindi cercare di trovare una base, creare un rapporto tra le note, renderle intonate fino allo squillo. In quel senso allora sei intonata. Quando lavori poi su un brano è ovvio che devi scegliere tu su quale nota ti riferisci nel momento in cui cerchi una relazione tra suoni che sia intonata. Quindi non puoi intonare nulla se non hai scelto il tuo riferimento. Ok, another question, Jesus. Ok, we have Sara Angelini. Salve. Vorrei sapere se magari usa delle tecniche specifiche o anche qualche consiglio degli esercizi per un buon vibrato. All right, ok. Amelia, here is the moment to talk about vibrato. She wanna know if you have an exercise. So watch out now. Yeah, I do, of course. I would also do this in my warm-up actually, because it's good to warm up the fingers. So when you do vibrato, you can do it in many different ways, but it's important to have the finger very soft. Okay. Okay, wait, hang on. I like it to make it slow now, otherwise she might lose you. Okay, dunque, era Sara, giusto? Allora, lei ha detto che intanto il vibrato molto spesso lo studia da subito quando si sta scaldando. E quello che fa quando si scalda è semplicemente cercare di mantenere le dita, mi vedi, no? L'hai visto anche le sue, il più morbido. Perché se tu stai lì troppo dura, come fai a vibrare con il braccio? E allora una regola importante. Ok, now you go on. So you can, I mean, the most common mistake is to do this, and then your finger is actually not moving, but your hand is moving a lot. Instead, I do this exercise in the beginning. Third position, because there you really have the hand. Quindi, ok, hang on. Quindi quinta posizione in modo tale che c'hai una presa forte e da quel momento lì evitare di farlo dal braccio e adesso ci fa vedere cosa fa quindi dalle dita. Go, Amelie! And then you play really, really slow vibrato in rhythm.
then faster in rhythm. And faster. And then you have a huge rebasso. Okay, you can save it. Okay, yeah, please. Okay. Quindi la prima cosa è di scegliere un tempo, no? Dovete suonare, dovete scegliere un tempo o una pulsazione. Su quella pulsazione suonate con una figurazione ritmica che si possa raddoppiare. Quindi prendiamo un quarto, eh? All'inizio tu hai un quarto, benissimo. Dentro questo quarto tu cominci a lavorare in crome, quindi una dentro e una fuori, dentro fuori. Poi diventa sedicesimo. E poi sempre più veloce fino comunque ad avere, nel suo caso mi sembravano appunto 32esimi. Quindi tecnicamente il vibrato si studia lento, raddoppiare la velocità e quadruplicare la velocità in un ritmo, in una nota alla volta. Lei si scalda e inizia, te lo ripeto, dalla quinta posizione, che è quella più forte sullo strumento. Just most important is that it, of course it's not only the finger moving, it's the whole arm. Mm-hmm. Okay. But the finger just able to do that. Okay. Okay, so quindi praticamente molto lavoro lo fai sul dito, ma per aiutarti nella velocità e raddoppiarne eventualmente le amplitudini, come possiamo chiamarle, devi trasmettere il movimento al braccio. Infatti lei ti fa vedere questa parte qui, no? Perché altrimenti tu soltanto con il dito non ce la fai, quindi devi eccitare alla fine tutto il braccio in modo tale da trasmettere alla corda il ritmo e l'ampiezza che tu desideri, ok? Okay, most important thing is that also talking about intonation, when you do a vibrato, you will always hear the top note, the top pitch, so you should always vibrate down, so you start on the tone that is actually in tune, and then you tune have a tone down, almost have a tone. Never over, because then it will sound too high. Ok, quindi questa per Amalia è la cosa più importante di tutte. Quando fate il vibrato dovete lavorare sul picco inferiore per poi tornare e avere come riferimento quello superiore da cui siete partiti, che è già intonato. Quindi tu prendi una nota, la intoni per bene, e poi cominci a lavorare sulla vibrazione con il picco inferiore, in modo tale che quando torni su c'è quella nota di partenza che ti dice ci sei o non ci sei ancora. Ok. Ok, thank you. There is another question. Jesus. So, two more questions. So, Erika Evangelista. Sì, e io volevo chiederle casomai un consiglio per studiare meglio i passaggi di posizione. Ah, nice. Okay. So she want to know if you have a suggestion how to practice the position changes. Mm-hmm. That makes her struggles. And then she want to know how do you do your position changes? That's a good question. È una buona domanda. So you can do it in many ways. But something about sliding. Either you slide on the old finger, the one that you were playing on before, or you slide on the new finger. Also depending on style. So it would be, if I want to go to from first to third position, which is most normal, very slowly it's, or. And but you don't press the finger completely down, you kind of take it as a harmonica flexure. Ok, quindi Erika, lei ha detto che innanzitutto non devi premere troppo. Nel momento in cui tu vai a lavorare troppo e premi troppo, inevitabilmente il cambio di posizione non lo puoi trovare. Quindi una dinamica che non ti incide sulla mobilità, per arrivare sulla posizione senza cambiare il dito, in maniera come se fosse flageolet, quindi no, un glissandino. Invece quando cambi la posizione, lei giustamente, quindi quando cambi il dito sulla posizione, devi accorciare il più possibile le distanze, quindi la devi scegliere in maniera molto intelligente. Ok, shall we go on with the other question, you have more to tell? So it would sound something like this. And the same in the bow hand, you would lift it up a little bit. Ah, ok, that's nice. Ok, quindi Erika, per tornare alla tua domanda, non basta soltanto lavorare bene sulla mano sinistra,
ma cerca, quando hai il bow, come si dice, l'arco nella mano destra, di farlo salire un po' più di quello di partenza. Quindi fai in modo tale che le due cose si sincronizzino e studiare lentamente. And last thing is just that it should be in tempo of what you're playing, so it shouldn't be a completely... And it shouldn't be too slow, it should be exactly in what you're playing, so there is time for it. Just take time from the note before and you will have time for it. Quindi la fa molto semplice, Erika, e questo è molto rassicurante. Innanzitutto a tempo, ma nel tempo prenditi tutto il tempo per una buona partenza. Perché altrimenti, se tu non ce l'hai chiaro quando parte questo flageolet, o ci arrivi troppo presto o ci arrivi troppo tardi e quindi non riesci a farlo in tempo. Quindi prenditi il tempo necessario sulla partenza, ma cerca di arrivare il meglio possibile sulla nota dove devi arrivare. I think we have to go on with the other question, because 1 hour is already gone. Oh. Yeah, pity, eh? It's nice. Ok, so, Benedetta Tresca. Buonasera. Volevo sapere come fa a gestire l'ansia prima di un'esecuzione o di un concerto. Ok, so Benedetta, as well as somebody else, which is Maestro Todd, on the chat, have asked something about anxiety. How do you manage to keep it cool when you are on stage? Oh, that's a much bigger question. I think the most important thing is to think about the music that you're playing and not so much of where you are and what the audience is. If you're playing at home, you play so much better always than around some people. And then use this, I do a lot of meditation and yoga and visualization and stuff, but in the moment, it's just about faking it somehow, being an actor on stage and pretending like you're the greatest violinist in the world, and they will believe you somehow. Ok, quindi ragazzi, le cose sono molto semplici. Lei la riassume in questo modo. Prima di tutto, si sa, a casa è sempre più facile, prima di tutto, e questo va accettato. Poi, quando è il momento di cominciare a pensare al concerto ed arrivarci, dovete concentrarvi sulla musica, non su dove vi troverete, dove vi trovate e chi ci avete intorno. Pensate alla musica. E poi, giustamente, lei ti dice, nel momento in cui tu stai a casa che studi, cercate un po' di fare meditazione e fare, magari lei fa yoga. Anche io, come avete visto, nelle ultime interviste, quelle con il collega flautista, abbiamo parlato di questa cosa qua. Ora, forse non è il caso di chiedere nella dimensione personale di Amalie che cosa intende per meditazione, ma possiamo riassumere dalle esperienze che abbiamo fatto fino adesso che evidentemente a volte ne prendiamo i nostri pensieri in maniera troppo seria. Già se non riusciamo a riconoscerle, quelli magari più aggressivi, a farne a meno, inevitabilmente saremo più leggeri. Ok, we have another question. I just want to say, I mean, this is a good question, and everyone is having some problem with this in every level. The best musicians in the world also have stage fright, yes, and also have anxiety. So just it's just really nice to take your time on stage and use the gravity and whatever you've learned. And I mean, if you've practiced well, then you have nothing to be afraid of. Ok, quindi molto ancora un'altra cosa, questa forse è la settima più importante della nostra serata. Se studiate bene non avete nulla da temere, tutti hanno paura, quando siete on stage fingete di essere i più grandi del mondo, perché tanto nel momento in cui ci provate è possibile che qualcuno anche ci creda. Ok, another question, Maya De Paulis. Buonasera, allora io volevo chiedere qualche consiglio per suonare nel modo più rilassato possibile, soprattutto quando si suona sulle posizioni più alte o sulle doppie corde, per evitare di stare in tensione. Ok, okay. Amelia, so she wanna know how do you play as relaxed as possible, especially when you are on the high register and especially in that sense on the double steps. I can't hear you.
Do you mean when you're on the high G string or what? Yes. So when we are on the high register and we have to deal with the double steps, she want to know how do you relax? Well, that's why you should relax the most, because otherwise it doesn't work. So wait. Maya, la prima cosa che ha detto, mi viene voglia subito di tradurtela, è che proprio lì devi essere rilassata, altrimenti non funziona. Quindi quando sei lì su e quindi devi fare il doppio, come si chiama, double steps, è fondamentale la rilassatezza. E adesso ci spiega un po' cosa e come. Ok? So, yeah, I mean, you can just, you have so much weight in your arm, if you weigh your arm, it's a lot of kilos, probably, and in both arms, and if you have that gravity with you when you're playing, you will also find that in the top, and then breathing is very important. And if you're even higher up, it's also about finding a good fingering that doesn't disturb you. Well, if you want to translate. Ok, quindi Maya, due cose inizialmente apparentemente molto semplici. La prima cosa da considerare è l'importanza della gravità. Lei ti dice, di fatto il tuo braccio pesa già molti chili, non hai bisogno di affidarti a un lavoro meccanico, ma devi provare a dare, come si dice, il peso naturale del braccio alla corda. E per aiutarti in questo, numero uno, la respirazione. Respira bene. Numero due, non da meno, cerca un fingering, una, come si dice, posizione delle dita, delle note, che non ti intralci. In altre parole, semplifica. E adesso vediamo che cos'altro si dice. Maya, please go on. Yeah, I mean, that's it really. It's just about, it's just uncomfortable for us to be up there because we don't practice it as much. Actually, a good exercise would be to just play a scale in one octave really high, whatever. Whatever, up there, so you get used to this. It's just a different feeling. And maybe you don't need as much pressure, but only weight, then it will come by itself. Ok, quindi Maya, thank you. Okay. Hai capito tutto Maya, te lo traduco, anche lo traduciamo per gli altri, dai. Allora, è semplice, nel momento in cui tu hai un buon fingering e nel momento in cui tu devi fare i conti con il fatto che lì su noi non ci andiamo spesso a studiare, no? E quindi non siamo abituati. Ora, lei ti dice, io a volte ci faccio qualche bella scala, così intanto non ci faccio a botte, quando devo studiarci ci devo suonare lassù. Quindi get used, come si dice in italiano, abituati a questo registro con qualche scala, con un po' di lavoretti lassù. Dopodiché non è una questione di pressione, ma è una questione di peso e velocità. Lei è convinta che se tu osservi questi principi vai liscia come l'olio in futuro, ok? Ok. Alessandro Giancola, one of our teacher, is writing me, so he says, thank you so much. He's a teacher of guitar teacher. You can see him smiling with the glasses. Alessandro Giancola. Alessandro, say hello. Okay, that's it. So he's leaving the session and he's saying that it was one of the best one and till now. And our family of the Liceo Musicale L'Aquila, whenever you want to come, you are welcome. And we will wait for you and hug you and whatever, okay? Thank you so much. Unfortunately, our time together is almost done. So we have 5 minutes. Could you imagine that went so fast? It went so fast. I have so much I want to tell you about. I have to come to please, that. Please, let's see how far we can go. No. Io l'ho appena detto, purtroppo il tempo è finito. E lei ha detto, ma come? Io volevo di tante cose, mi diverto. Allora ho detto, fai il possibile e fai un 10 minuti di pom, luce. I mean, I could go on for days. I just want to talk more about modern music, as I was saying in sure. Can I actually share my screen here? Please, you have to go on present it now, in the down there on the right. Yeah, okay, I see.
Adesso ci presenterà qualcosa sul suo schermo di musica moderna, che è quella che lei ama tanto e fa tanto. First, the piece we were just listening, I just want to show you the handwriting. Do you see my Okay. screen? Oh, we are not seeing your presentation, huh? We don't see it. You don't see my screen now? No, we see your face. Oh, no. Okay, let's stop that then. No, come on. I mean, you just have to try out. Or maybe it's about me allowing you to do that. I don't know how. Hang on. Oh, some of them was singing, so please try again. Okay. Now you do it. Is it sharing now? Okay, ragazzi, lo vedete adesso? Okay, this is going to be hard because it will the picture will change with who talks. I will just say a few things then in English. So this is the manuscript of Bach from the piece I was just playing. And what is interesting is that we see exactly how he wrote it. I mean, he wrote it in hand. I just find it very, very beautiful and Hang on, poetic. hang on, hang on. They want to see it now. So please do again what you did before. So present it now, and then we try to watch that. I'm sorry. It might be my fault. I don't know. I think I am sharing. They say not. Okay, I will just link to it and you can see it for yourself afterwards because then it's I'm not Okay. taking So are you sending it on the chat or Yep. what? Correct? Okay. Quindi ragazzi, ce lo sta mandando sulla chat così lo possiamo aprire tutti. Eccolo qua. The fun thing is just that we learn so much about something that is already well, the composer is already dead, and we're trying to analyze and think about it and see what they would have thought was the right way to do it. And with modern music, you have the opportunity to work directly with the composer. And for me, that's where you can do your own stuff because there's no teacher who can tell you exactly how it should be. And I find that so liberating. And that's also back to the improvisation. Just you can listen to hundreds of recordings and play exactly like somebody else has played, but to play something completely new is actually quite difficult. And you have to think yourself. So it's a good exercise sometimes. Ok, can I translate this until now? Ok, prima domanda, ragazzi, vedete adesso sì o no? Perché a me non me lo apre. Comunque, fatemi sapere se lo vedete. Abbiamo appena parlato del fatto che molto spesso, oh, actually, you know, people are telling that they cannot see it. Some of them yes, other not, and so on. Ma, ok, anyway. Quindi, quello che ci stava dicendo in questo momento, Amelia, è che quando voi lavorate su un pezzo nuovo, voi vi troverete di fronte a uno spartito inedito. Quando prendiamo una partitura di Bach, possiamo osservare come lui scriveva, non c'è nessun insegnante al mondo che vi può avvicinare a quello che è scritto, soltanto voi siete. Ora, per dirvi, nel mondo della musica moderna, che è quello che lei appunto affronta quasi giornalmente, perché poi è diventato un po' il suo lavoro, è più facile perché lei lavora con un compositore che è vivo. Lei lo chiama e gli dice: senti un po', ma qua tu hai scritto questa cosa, io non è che la capisco bene, che devo fare? Quindi non c'è nessuno nella musica della musica antica, questo anche per riallacciarci al discorso iniziale, che possa in qualche modo darvi la verità. Ok, they are saying that they cannot load it, but anyways, are we pleased with what we said and what I translated? Is the probably the moment to say goodbye and to... Yes, it is. Ok, allora, la dobbiamo salutare perché il tempo è finito. E io colgo l'occasione innanzitutto di ringraziare tutti voi, perché come ogni volta che abbiamo fatto una di queste nostre masterclass siete intervenuti in tantissimi e questo è un grandissimo piacere che... Per la scuola, per la musica che inevitabilmente ha bisogno di voi. And then it's the moment to say thank you to Amelia, which was a fantastic musician for the liceo and a wonderful person, super sensitive and ironic and nice. I mean, I enjoyed it so much. Thank you.
Thank really, you. Thank you, thank you. And you know, sooner or later we might meet again, and you know, it would be really nice after this. Okay. We'll meet in real life sometime instead yes. of. Yes. Yes, of course. Our students are really happy. I'm seeing their writing and talking to each other. So thank you so much, Amelia. Thank you. Okay, la sessione è finita. Quindi grazie a tutti.